Positano al lavoro, sindaco De Lucia e il vice sindaco assessore al turismo Francesco Fusco. Allora, com'è andata questa stagione, sindaco? L'estate è ancora in corso dico, il meglio deve ancora venire. Settembre non solo per il clima, ma anche per le tante manifestazioni che abbiamo pronte, sarà sicuramente un settembre scoppiettante. Per il resto siamo contentissimi della nostra estate, malgrado il tempo, malgrado altri avvenimenti, ma devo dire, Positano sorprende sempre il meglio. Bene, assessore, lei ha organizzato questi info point turistici, sono un po' in polso della situazione. Che tipo di turismo sta arrivando a Positano? Come la ricettività alberghiera? Come si sta prospettando la stagione? Come si è prospettato? La stagione sembra essere improntata, insomma, ai migliori auspici. Come diceva il sindaco, forse il meglio deve ancora venire perché il mese di settembre premia un po' tutto quello che sono stati gli sforzi da parte delle strutture nei mesi precedenti. Gli info point stanno dando un ottimo risultato, sia dal punto di vista della gestione diretta dei ragazzi che impegniamo, appunto, sia dal punto di vista professionale come primo approccio diciamo, all'attività lavorativa, sia dal punto di vista scolastico, perché gli consegneremo poi un certificato che gli varrà ai fini del conseguimento del diploma. Per quanto riguarda il turismo di passaggio, è estremamente poliedrico, nel senso che sono turisti che vengono un po' da tutto il mondo, e sono quelli che poi si rivolgono più all'info point. Per quanto riguarda invece, il turismo stanziale, ecco, sicuramente abbiamo una predominanza di americani, australiani, sudamericani ed europei rispetto, diciamo, alla diciamo, sempre crescente parte La caraibica. tendenza a Positano è in rialzo, in ribasso, come rispetto agli anni Ma la scorsi? tendenza è lievemente in rialzo rispetto ogni anno, è una caratteristica che sono Per insomma, fortuna. particolarmente contento, Va sono bene, quindi soddisfatto con degli ultimi ottimismo anni. vediamo. Grazie, grazie sindaco.